Buongiorno, buongiorno, siamo su Finisterre, un italiano in Bretagna. Io sono Stefano Pecchi e oggi, in questa bella giornata di sole, vi porto a vedere la star dei fari del Finisterre, il faro di San Matteo. Eccolo là. Uno dei siti più visitati dalla Bretagna, la punta di San Matteo, la Pointe de Saint Mathieu, con da destra a sinistra la cappella di Notre-Dame de Grâce, poi il faro di San Matteo, splendido, bicolore bianco e rosso sulla lanterna. Dietro il faro di San Matteo si vede le rovine dell'abbazia di San Matteo, e con la torre di comunicazione militare. Guardate che giornata che oggi è venuta. Non ho parole. Mi permetto un incipit per parlarvi del sentiero costiero. C'è scritto Sentier Côtier. Sentiero costiero che qui si chiama anche GR34, la Federazione Francese dell'Escursionismo, ha classificato i sentieri di grande percorrenza che sono contrassegnati dalle due bande bianca e rossa, e questo che corre intorno a tutta la Bretagna è il famosissimo GR34. Fanno 2000 km di sentiero, pensate un po'. Adesso andiamo a camminare un po', così camminerete anche voi sul sentiero della costa, che si chiama anche in alcune zone il sentiero dei doganieri, perché i doganieri lo percorrevano tutti i giorni per sorvegliare la costa, per la lotta al contrabbando. Tanto per orientarci, ecco il complesso del faro della Punta di San Matteo, e poi noi zoomiamo. Questo è il GR34 e andiamo un po' verso il mare, verso l'oceano. Ecco, siamo sempre sul sentiero. Questa parte del sentiero della costa è, secondo me, una delle più belle, un po' perché siamo in alto sulla scogliera e ancora più in alto saremmo andando verso Brest. Noi non abbiamo tempo di farlo tutto. Da qui ci vuole un giorno abbondante per arrivare fino a Brest. Stiamo tornando indietro dal sentiero costiero fino al ritorno verso il sito di San Matteo, e volevo mostrarvi, hanno recentemente messo delle stele con l'elenco delle imbarcazioni, navi, pescheggi che sono naufragati. Più delle volte sono date che ricordano la Seconda Guerra Mondiale, però ci sono anche delle date più recenti, come nel 2008. Curiosità, la punta di San Matteo è anche il punto di partenza del cammino che porta a San Giacomo di Compostela. Quindi da San Matteo a San Giacomo ci sono 1958 chilometri da fare a piedi, naturalmente. La cappella di Notre-Dame de Grâce. Adesso entriamo, è molto suggestiva e staremo in silenzio.
Il faro di San Matteo è stato costruito nel 1835, fa più o meno 40 metri, 60 sul livello del mare, è uno dei fari più importanti di tutta la Francia, ha una portata di circa 60 km e una firma luminosa di un lampo ogni 13 secondi. Adesso entriamo a fare un giro nelle rovine dell'abbazia. Immaginatevi di essere dei monaci. Pensate che qui, secondo la leggenda, adesso c'è vento, le reliquie di San Matteo sono state qui per un certo tempo prima di essere portate nella cattedrale di Salerno, se non mi sbaglio. Questo spazio è stato ristrutturato qualche anno fa, però mi ricordo quando era all'abbandono anche l'orto, l'antico orto che serviva ai monaci per il sostentamento, è stato ristrutturato recentemente. In fondo si vede un hotel-ristorante di grido, conosciuto qui sul posto perché c'è una giovane chef che si è meritata una stella nella guida prestigiosa dei ristoranti francesi. In lontananza si dovrebbe vedere il faro di Kermanvon, con il quale il faro di San Matteo dove siamo adesso è allineato per permettere un accesso sicuro al Chenal du Four, il canale du Four, che è tuttora il passaggio tra la punta di San Matteo e l'isola di Wesson-Molène. Fino agli anni 70 il Chenal du Four, questo passaggio, era utilizzato dalle petroliere per entrare e uscire dalla Manica. In seguito al disastro dell'Amoco Cadiz sono state modificate le regole di accesso per le navi e petroliere che adesso passano al largo dell'isola di Wesson, dall'altra parte. Il faro di San Matteo è anche allineato con il faro del Petit Minou, che non si vede da qua, e il faro di Porzic all'entrata di Brest. In questo caso l'allineamento serviva per permettere un'entrata sicura e uscita dalla rada di Brest. Ecco il faro visto da dietro e le rovine dell'abbazia benedettina. Il faro sembra proprio incastrato nelle rovine. Fra l'altro, vedete la torre quadrata di fronte a voi? Prima della costruzione del faro, la torre quadrata serviva da faro, c'era una lanterna sopra, e secondo uno studio archeologico, la torre quadrata serviva da faro già dall'epoca romana. Immaginate un po'. Ecco, la visita al faro di San Matteo volge al termine, spero che vi sia piaciuta. Siamo quasi al tramonto, quasi, per cui c'è una bella luce. Arrivederci, un saluto dalla Bretagna.